Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni. Per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Emilia, è tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Al Palafiera di Forlì una straordinaria Tramec 100 costringe la capolista Unieuro Forlì alla sconfitta. Al termine di una partita piena di colpi di scena, i due allenatori sono costretti a rinunciare alle rispettive guardie titolari. Se il forfè di Vico era però scontato, quello di Contento arriva invece a poche ore da palla 2. Dodani parte quindi con due under 23, Brighi ed Alessandro, sul perimetro Ede Martini di rincorsa. Tramec 100 riscatta l'andata, persa in casa per 65-71 e seguita da oltre 200 tifosi, mette in carniera i due punti di vertice e interrompe una serie di sconfitte che avevano fatto pensare al peggio. Ma questa Tramec ha dimostrato che sa reagire e in fretta e fa blocco, lo dimostrano i parziali dei quarti 20-14, 38-36, 60-59, 71-72, il risultato finale. I migliori per Tramec sono stati un mitico De Martini 17 punti, Caroldi 13, Andraus 11, Benfatto 10. Bene Big e Fontecchio con 7, poi Locci 4, Pedrazzini 3. Per Forlì 1 euro, Ferri 20, Rotondo 12, Rombaldoni 12, Arrigoni 11, Poncellini 10. Tramec 100, come si vede dal punteggio, sempre con il fiato sul collo ai romagnoli, e forse è stato proprio questo prese che ha fatto perdere la bussola ai forlivesi, che nel finale sopra di 5 hanno ceduto ai centesi la gara per un punto. Ma ora sentiamo le dichiarazioni del presidente a fine gara, sentiamo le entusiaste parole del presidente Tramec 100 Silvio Canelli a termine della gara al Palafiera di Forlì. Queste immagini sono state concesse gentilmente dal nostro amico Giovanni Fregni. Questa sera vedo restituito dalla fortuna un po' della iella che ci ha perseguitato anche oggi, perché senza Contento e senza Fontecchio vincere in casa della capolista ci vuole un cuore immenso, come hanno dimostrato i nostri ragazzi giocando. Locci, Pedersini hanno lottato tutti come dei leoni. La capolista ha dovuto inchinarsi alla capolista del tifo. Senti che
emozioni. Questo è il nostro pubblico, anche come infortunati, uno in più l'abbiamo sempre, sono i nostri tifosissimi. Quindi io sono ultra felice e questa è una di quelle giornate che resteranno nella mia memoria, come tante altre. Vincere in casa del capolista con tanti infortunati vuol dire che siamo veramente tutto un gruppo, una città, tifosi, giocatori, un corpo unico. E un corpo quando è sodo e granitico non potrà mai essere sconfitto.